E di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato sera poco prima della mezzanotte all'incrocio di Corso Vittorio Veneto a Favara. A scontrarsi quasi frontalmente un motorino Scarabeo con a bordo due giovani minori ed un'auto Dacia Sandero con a bordo un ventenne. Ad avere la peggio i due centauri che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale tenenza, lo scooter stava percorrendo Corso Vittorio Veneto quando, spostandosi sulla sinistra per svoltare verso via Cicchillo, è sopraggiunta l'auto che percorreva nel senso opposto Corso Vittorio Veneto in direzione Itria. L'impatto sembra essere stato violento, tant'è che la ruota anteriore dello scooter è finita sul cofano dell'auto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Si aspettano adesso gli esami tossicologici effettuati all'ospedale. Pare che i feriti non versino in gravi condizioni.